E all'Isola del Cinema di Roma in programma una serata che unisce cinema e scacchi, unione che ha dato vita a celebri pagine di film. Cinzia Terlizzi. Hai vinto! Dedicato ai cinefili e agli appassionati degli scacchi, gioco che è finalmente, tanto complesso quanto affascinante, presente in molti noti film, con qualche curiosità. Re mangia alfiere, scacco matto. Stanley Kubrick, lo stesso scacchista, in 2001 disse nello spazio, nella partita che l'astronauta fa con il computer HAL, ripropone le fasi di un incontro realmente accaduto nel 1913 tra due campioni. In Agente 007, dalla Russia con amore, il duello è di grande tensione e fa intuire subito con quale spietato uomo avrà a che fare James Bond. Certo, si gioca per vincere e c'è chi si trova davanti avversari temibili come il cavaliere del settimo sigillo che sfida la morte. Altri si accompagnano a rivali più innocui e particolari. Sandra Bullock con un fedele amico. That one? Okay. There you go. Il romantico Gomez della famiglia Adams con uno dei più strani abitanti della casa. Mentre la detective Jodie Foster nel Silenzio degli Innocenti non si sorprende nel vedere quale pedina usano i giocatori. Se lo scarafaggio muove uno dei pezzi vale ancora. E se il mitico Bogart di Casablanca gioca da solo, il duro e puro Steve McQueen si scontra con invincibili strategie di seduzione, con un finale di partita più che ovvio. Cambiamo gioco ora.